Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Roberto Borrelli. Oggi vediamo qualche cosa con il mio programma Stella Magica Italia. Attenzione, ci sono i pronostici, quindi anche chi non ha il programma, chi non lo vuole avere, chi non ha il computer, può rimanere a guardare il video perché ci sono alcuni pronostici. Ma soprattutto vi faccio vedere come utilizzare Stella Magica Italia per chi lo ha o lo volesse avere. Parentesi, l'ho messo oggi a un prezzo molto molto più basso, quindi sotto trovate il link per ottenere questo programma a prezzo più basso. Bene, dicevo, utilizziamo insieme Stella Magica Italia con il mio bellissimo lotto più gold. Quindi chi ha uno, chi ha l'altro, chi ha tutti e due, molti di voi hanno tutti e due questi programmi, potrà vedere come si può fare un utilizzo combinato di questi programmi. Bene, vi chiedo prima di tutto di mettere il like, mi piace, iscrivetevi al canale e spuntate la campanellina per essere avvisati ogni volta che metto nuovi video. Grazie e continuiamo. Un'altra cosa che vi chiedo a chi di voi ha questi miei programmi e siete tanti, ecco, vi chiedo di mettere sotto, di perdere un attimo di tempo per mettere un commento veloce sulla vostra soddisfazione relativamente ai miei software. Questo mi è molto importante per far capire a quelli che non mi conoscono che non sono baggianate, sono programmi semplici da utilizzare, molto efficaci, divertenti e spesso anche remunerativi. Vi chiedo di mettere un piccolissimo commento, lasciare sotto anche: ciao Roberto, io uso i tuoi programmi, mi trovo bene. Ecco, scrivete qualche cosa del genere perché mi fa molto molto piacere e vi ricambio con un grande abbraccio. Detto questo, vi ringrazio ancora ed entriamo nel vivo di questo video. Quindi utilizziamo il mio programma Stella Magica Italia per Windows per trovare un paio di situazioni interessanti che si combinano con alcune informazioni, anzi con una informazione importante che viene dall'altro mio programma principale, quello che si chiama Lotto più Gold. In particolare, in questo programma, dopo che ho aggiornato le estrazioni, ovviamente cliccando uno di questi bottoni a sinistra, accedo alla videata di ricerca, vedete questo unico bottone, e ottengo questa che è la videata appunto di ricerca. Ma attenzione, quando si accede a questa videata normalmente vi trovate all'ultima estrazione, quindi un pronostico nuovo basato sull'ultima estrazione. Io sono andato indietro con questo bottone centrale, vedete qui dove c'è la manina, sono andato indietro fino al calcolo basato sulla estrazione del primo del mese di luglio, quindi 1 luglio 2023. Attenzione, nuova parentesi: i miei programmi funzionano ottimamente anche con le 4 estrazioni settimanali. Secondo me è un vantaggio per tutti il fatto che ci siano 4 estrazioni settimanali. C'è qualcuno che non gli piace questo discorso, ma io dico una cosa: se uno vuole gioca solo il sabato, no? Solo il sabato. Se uno invece segue dei sistemini, dei metodi, eccetera, sarà più comodo che può anche mettere qualcosa tutti i giorni, insomma, andare a seguire questi metodi senza dover aspettare tanto tempo. Per me è una cosa valida, ma in ogni caso insomma, con i miei programmi non c'è nessun problema. Bene, sono a questa estrazione, quindi a questo calcolo basato sulla prima estrazione del mese di luglio, e vi faccio vedere che cosa è successo. Il pronostico era in rosso, valido 74% a Bari. Ok, al primo colpo non ha dato niente di particolare, perché qui considerate che il numero principale è quello centrale, ok, in questo caso il 50 a Bari e a Palermo. Ecco, il 50 è un'ambata, che sono perché possono essere valide per due ruote, insomma, è un'ambata che è valida per due ruote, oppure comunque date priorità alla ruota principale, ovviamente, no? Però essendo un solo numero si può giocare anche sulla seconda ruota. E attenzione, cliccando il bottoncino centrale, cliccando questo 50, con questo programma potete vedere anche le migliori posizioni per Bari, ok? Dove l'ambata ha più significato, è più importante. La miglior posizione è la prima, e poi c'è la quarta e la quinta. Io, piuttosto che giocare l'ambata, gioco il singolo numero in posizione,
sulle due o tre posizioni suggerite, come in questo caso la prima, la quarta e la quinta, ci metto qualcosa di più, però poi copro anche le altre due con il minimo, in modo che comunque non resto male se esce fuori posizione. E uno mi dice, beh, allora tanto vale che giochi solo lambada. No, perché in questo modo è un'lambada bilanciata, cioè se mi esce sulle ruote scusate, sulle posizioni che mi interessano, prendo qualcosa di più, altrimenti prendo il minimo, che non è male per niente, insomma, con il numero come estratto determinato in posizione, ok? Ok, attenzione, adesso ricordatevi queste posizioni per Bari, ok? Perché questo è il numero che andremo a seguire. Ma perché andiamo a seguire proprio questo numero? Andiamo avanti rispetto al pronostico, rispetto alla data del pronostico, e andiamo al secondo colpo dove già c'è un ambo 21-50, eccolo qua, 21-50, sulla ruota secondaria Palermo. Ok. E questo, diciamo, uno dice, vabbè, potrei anche smettere qui il gioco visto che è uscito, però essendo uscito sulla ruota secondaria si può ancora seguire su quella principale. Ma soprattutto ho trovato due situazioni, quindi due ruote, due pronostici, dove ci sono situazioni simili a questa. In ogni caso, questo pronostico ha dato l'ambo al secondo colpo a Palermo e andando avanti ha dato il 50 ancora a Palermo, dove ce lo potevamo aspettare perché vi ho detto che l'ambata è buona anche per la seconda ruota, ma ancora non l'ha data sulla ruota principale, ok? Dove per noi è più importante. Al momento attuale no, il 50 non è ancora uscito sulla ruota principale. Allora, che cosa vi ho fatto vedere? Vi ho fatto vedere le posizioni e queste le abbiamo acquisite. Adesso apriamo l'altro programma, il Lotto più Gold, ok? Dove vado a utilizzare semplicemente la funzione grafico lineare ritardi, eccola qui su, sul menu 2, grafico lineare dei ritardi. Sono su Bari, ruota di Bari, clicco il numero 50. E guardo qual è la situazione del 50. Attualmente porta 12 turni di ritardo. Il valore più a destra solo se siamo all'ultima estrazione. In questo caso siamo all'ultima estrazione. Il valore più a destra è il ritardo attuale del numero. Quindi 50 porta 12 turni di ritardo. Sono 12 turni che non esce su Bari. Prima ha fatto 53, prima ha fatto 115, è stato un grande ritardatario. Ma soprattutto prima è stato molto molto regolare, guardate qui la distanza tra le sortite, 6, 2, 1, 6, 5, insomma si era incastrato, poi qualcuno gli ha dato una botta, ha detto oh, esce sempre questo numero, ed è arrivato a 115 estrazioni, poi 53, adesso 12, secondo me riprende il ritmo, secondo me, quindi il 50 seguiamolo a Bari. E ho trovato un'altra situazione simile che vi faccio vedere, sposto queste videate perché non ci servono e andiamo adesso a sempre utilizzare il mio programma Stella Magica Italia, andiamo a Milano, allora un attimo vi faccio vedere, Milano, ecco qua, ok, a Milano. Prendiamo il pronostico del 4 luglio. 4 luglio, perché proprio quello del 4 luglio? Perché presenta una situazione simile a quella che abbiamo trovato per Bari. Quindi 4 luglio, il 69 è il numero principale, valido per ambata, e poi ci sono gli ambi secchi che sono 69-86, 69-68, 69-31, 69-40, e poi ci sono gli ambi in cinquina che sono tutta la cinquina orizzontale e tutta la cinquina verticale. Andiamo a vedere. Al primo e secondo colpo non c'è niente di particolare. Al terzo colpo abbiamo un lambo fuori ruota, proprio come avevamo avuto nella ricerca per Bari, lambo fuori ruota lo stesso. Anche qui ce l'abbiamo, lambo fuori ruota. 13,86, eccolo qui, 13,86. Ce l'abbiamo fuori ruota a Venezia. Ma a Milano ancora non ha dato nulla e siamo solamente al terzo colpo di gioco rispetto al quarto, rispetto ai pronostici del 4 luglio, no? Bene, andiamo a seguire proprio questo 69. Perché? Perché c'ha una similitudine con quel 50 a Bari che abbiamo visto prima, no? Quindi guardiamo, 69 a Milano, le posizioni sono esattamente al contrario di quelle che avevamo visto a Bari. Lì avevamo la prima, la quarta e la quinta, qui abbiamo la prima, la seconda e la quinta. Ok, avete preso appunti? Ok,
Bene, andiamo a vedere adesso, sempre con il mio programma Lotto Gold, grafico lineare ritardi, eccolo qui. Andiamo questa volta a vedere a Milano il numero 69, perché è il numero principale che ci interessa come ambata in posizione, soprattutto per Milano. Ok, Milano 69, eccola qua, clicco il 69. Ok, allora, come vedete a Milano il 69 è un numero pazzo, cioè per questo vi ho fatto vedere proprio il 69, mentre abbiamo visto che il 50 aveva una sua regolarità nel tempo, il 69 non ha avuto nessuna regolarità, proprio è un numero folle, davvero. Però io vedo una cosa particolare che bisogna guardare, insomma, in questo caso. Ci sono stati, nelle ultime, parliamo qui di 300 estrazioni, quindi guardate, in questo, qui partiamo da destra dove abbiamo il ritardo attuale, 24, no? Poi andando indietro ha avuto un ritardo di 7, poi 24, attenzione, andando indietro 21, 17, 5, ancora 24. Poi ancora andando indietro di parecchio, insomma saranno qui 200-250 estrazioni, abbiamo 27. Insomma, comunque ci sono queste tre cuspidi, vogliamo chiamarle, insomma questi vertici alti di ritardo. Praticamente negli ultimi tempi non ha mai superato le 24 estrazioni di ritardo. E mi è piaciuto questo discorso, insomma 24, 24, 24. Quindi pur essendo un numero pazzo, che non ha una sua regolarità di sortita, mi piacciono queste, mi piace questa caratteristica, insomma, che attualmente porta 24 turni di ritardo e prima ha fatto 24 quassù e 24 quassù. E insomma, io lo seguo questo numero, lo seguo in posizione. Ecco qua, adesso chiudo. Questo è il bellissimo Lotto più Gold. E chi non ce l'ha questo? Chi non ce l'ha, alza la mano. Fuori, fuori, fuori dalla porta. Se non ce l'hai, fuori, 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 fuori. Ok, questo è il Lotto Stella Magica Italia che vi consiglio di avere perché è uno dei miei migliori software, migliori programmi. Per Windows, attenzione, qualcuno mi chiede, ma c'è anche per Android, per questo e quest'altro? No, c'è solo per Windows. Molto, molto leggero, come tutti i miei programmi, si può installare e disinstallare quando volete. Non può dare problemi al vostro computer, assolutamente. Sono programmi, i miei programmi sono programmi molto leggeri e qualsiasi problema avete, mi telefonate e vi aiuto io in qualsiasi momento. Ieri una persona, un amico ormai, mi ha telefonato mentre stavo, che cosa stavo facendo? Stavo dando la pittura sul muro. Stavo pitturando la cucina. Ma non c'è problema, io rispondo anche in quel momento, mentre sto pitturando la cucina, ragazzi, non c'è problema. Va bene, vi ringrazio per l'attenzione. Sotto trovate il link per ottenere a prezzo più basso, ho messo oggi Stella Magica Italia, 50 a Bari e 69 a Milano, sono numeri da seguire. Io li seguirei anche 50 e 69 come ambos tutte. Per quanti colpi? Classici 5-6, andiamo avanti per 5-6 colpi. Ciao a tutti, grazie per l'attenzione. Un abbraccio a chi ha lasciato sotto il piccolo commento e un saluto a chi si è iscritto oggi al canale, questo canale a cui tengo tanto, insomma, vedete che spesso faccio dei video perché penso siano interessanti. Se vi interessa, mettete il like, se non vi interessa, andate a vedere i canali che parlano di altre cose. Ciao a tutti, ragazzi, grazie per l'attenzione.